realtà è mani svangere. Allora, siamo in piazza San Marco, oggi è sabato 9 febbraio, sono quasi le 3 del pomeriggio e incontriamo in questa piazza un prelato. Come mai da queste parti? Oggi mi improvviso prelato perché purtroppo fino a poco tempo fa, non lo ero fino a poco fa, fino a pochi minuti fa, purtroppo dobbiamo celebrare un funerale, è morta la cultura, improvvisamente è successo questo a Firenze, qui abbiamo la bara, quindi mi sono prestato a questa cosa e tra pochi minuti comincerà un corteo e ci saremo anche noi, che porteremo a spalla questa bara. Sono Aurora Lugo, coordinatrice del Movimento Precari e Disoccupati di Firenze. Siamo qui al Carnevale dei Disastri perché l'amministrazione comunale di Firenze con a capo il sindaco Renzi è un disastro. Per quanto riguarda noi, noi siamo dei precari nelle graduatorie come educatori a Asilo Nido e lui con l'assessore all'istruzione Rosa Maria Di Giorgi li sta esternalizzando tutti con la scusa che del taglio dei governi, ma le esternalizzazioni non sono la risoluzione al taglio del governo, ma penso solo creare altre sacche di precarietà. Come dipendente comunale oggi qua in piazza, semplicemente perché quello che sta succedendo in comune è un altro disastro fra i tanti che ha fatto questa amministrazione, questo sindaco, questa politica che non va, si è mallata, all'Edison è chiusa, con il pesante attacco che sta facendo a tutto il sindacato, chiamandoli personalmente responsabili di un contratto che hanno firmato e togliendo una media dai sui 150 euro a persona per 15 anni per restituire questo danno fatto da un'amministrazione di fatto incompetente e comunque che non è presente per quelli che sono gli interessi della città e dei propri cittadini. Ma chi siamo noi? Chi siamo? Allora, chi la uccide questa cultura? Chi la uccide? Boh, sono tanti a uccidere. Intanto noi siamo i librai della Edison, un po' travestiti. La cultura probabilmente viene uccisa da tanti fattori. In città sicuramente tutti sanno che molte librerie già hanno chiuso in passato, c'è la crisi sicuramente. Il nostro caso poi, insomma, tutti lo sanno, è un po' diverso. La nostra è una libreria che andava bene, c'è dietro un affare un po' strano. Immobiliare, diciamo. Immobiliare. Ciao, Silvano Risolfi, ex a questo punto si può dire con un certo sollievo licenziato del maggio, ovviamente siamo qui come sempre, cioè quando c'è da manifestare per una cultura aperta e per tutti, che è l'unica via di uscita a questa crisi tremenda che altrimenti ci taglia le gambe e la testa. Siamo qui tutti quanti, anche noi del coordinamento sanitario, per protestare contro quella che è poi dopo la politica economica da parte del governo, della regione e anche del comune. Io personalmente sono un operatore sanitario e mi vedo in una situazione di accorpamento, perché questa è la storia dell'attualmente della sanità in questo momento, dove si sta cercando sempre più di tagliare i servizi ai danni dei cittadini e mettendo gli operatori in condizioni precarie di lavoro. Allora, oggi contestiamo il carnevale proprio venendo qui con il Carnevale dei Disastri. C'è il movimento notabile in piazza e, come potete vedere, anche l'inceneritore della Val di Sieve, un'opera ancora non costruita che è raddoppiata in capitale da 44 milioni è già aumentato a 88 milioni. E come funzionalità questo mega inceneritore dovrà, prima era previsto su 14 anni, ora dovrà funzionare per 28 anni. Cosa si deve dire all'amministrazione, alla nostra amministrazione? Grazie per i tumori, altro non c'è. Siamo qui venuti ad accettarlo in quanto siamo contrari alle trivellazioni per fare pozzi minerari per estrarre la CO2, l'anidride carbonica, il gas che è il maggiore gas che proviene per causa dell'effetto serra. Come per assurdo la regione dice di diminuire il 20% della CO2 entro il 2020, oggi la regione lascia il semaforo verde per le ditte private multinazionali per estrarre la CO2 dal sottosuolo, a scapito della comunità, delle falde acquifere, rischi sismici, inquinamento dell'aria, tutto il resto, rimasti soli noi
contro tutti. Le amministrazioni non ci sono.